Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle. Allora, cosa è successo sul fronte dell'economia, Vittoria Baldino? Allora, diciamo che non mi stupisce che la Meloni menta in quel video, perché ha fatto della menzogna la sua cifra e la sua fortuna politica, dobbiamo dire, ed è quello che sta facendo da quando si è insediata, mentire spudoratamente. Tant'è vero che lo avete detto voi dai documenti che hanno presentato alla Camera, si dice, cioè del piano strutturale di bilancio, il vecchio DEF, che la pressione fiscale nel 2025 aumenterà di mezzo punto rispetto all'anno precedente e di un punto rispetto al 2023. Quindi quello che mente è lei. Lo dicono loro, è così, Totaro. No, non è vero. Che la pressione fiscale in Italia sia un problema è da molti anni. Il 5 Stelle è stato al governo diversi anni in questo paese con diverse coalizioni e non mi pare abbia diminuito le tasse, ma anzi le ha aumentate. Quando? Giorgia Meloni Quando? Si è trovata e si sta trovando ad affrontare un problema e una crisi economica in questo paese importante, dovuta anche ai provvedimenti fatti da governi in cui il 5 Stelle hanno avuto delle parti importanti con Conte. Faccio con un esempio: il dissesto finanziario di 90 miliardi di euro dovuto alla bella legge che avete fatto sul 120%, che il bonus famoso, è un problema che ci porteremo avanti per molti anni. E quindi chi sta al governo adesso si trova a dover affrontare un problema di casse che riguardano la nostra nazione, importante, dovuto a chi ha sperperato i soldi come voi, perché quel provvedimento poteva avere anche una valenza, ma doveva essere in maniera della Baldino, ha favorito chi aveva i soldi e ha favorito chi non ha niente. Giusta contro-replica, questo è il problema. Io vorrei solo dire che prima o poi, dottor Floris, finirà questo super alibi del super bonus, perché vorrei dire che ormai non sono più all'opposizione, sono al governo, quindi devono dire quello che fanno loro. Vorrei solo concludere dicendo una cosa, visto che loro parlano tanto del fatto che noi avremmo sperperato delle risorse. Io vorrei ricordare che chi ha portato delle grandi risorse in Italia è il Movimento 5 Stelle col PNRR. Tant'è vero che la crescita del PIL dipende per il 90% dal PNRR. Come parla questo il ministro almeno dovreste avere l'onestà intellettuale di dirlo. Allora, Baldino, il problema. Allora, intanto dobbiamo dire che mentre una nave trasportava 16 migranti a peso d'oro in Albania, a Lampedusa ne sbarcavano 1000 di nascosto. Quindi questo vuol dire che i flussi migratori non li fermi con leggi e leggine, occultando il migrante all'occhio degli italiani a spese degli italiani, perché è vero che si potevano fare tutte quelle cose con quasi un miliardo, ma se vogliamo rimanere sul tema immigrazione si potevano anche ammodernizzare i centri che attualmente ci sono, velocizzare le procedure fornendo alle prefetture del personale magari per velocizzare i riconoscimenti e i rimpatri, cosa che loro non hanno fatto, perché il vero tema è che loro non vogliono risolvere il problema dell'immigrazione, perché gli serve per continuare a fare propaganda. Con Papangelo da Washington, naturalmente aspettiamo la replica di Totaro che ci sarà.